No, ma loro hanno nel loro DNA questa capacità di giocare, di essere propositivi, di proporre gioco, di costruire, di portare pressione. Una squadra che il campo lo tiene bene, poi magari i punti che hanno fatto non corrispondono a quello che in generale sono state le prestazioni, quindi non credo che sia. Loro hanno questa caratteristica, quindi io mi aspetto una partita così. Drudi rientra dalla squalifica, anche Memushai, cioè nel senso che sono disponibili. Vediamo, ho alcuni piccoli dubbi, ma è molto probabile che o se per tutti gli 11, insomma, o se magari tolto qualche elemento si possa riproporre la stessa formazione, anche perché abbiamo fatto una buona gara, continua, e di quello che hanno fatto alcuni giocatori che erano praticamente alle prime partite sono rimasto soddisfatto sul piano della prestazione individuale, dobbiamo dare continuità. Abbiamo ritrovato alcune certezze che sono legate al modo di stare in campo, ai criteri di gioco, alle geometrie, agli ordini prestabiliti. A partita con la Lucchese c'era molta tensione, perché poi insomma gira e rigira, quando si parla sempre dell'allenatore, è chiaro che i ragazzi questa pressione l'avvertono. Resettiamo quello che abbiamo fatto fino adesso, perché abbiamo tante colpe da farci perdonare, e questa è la molla che ci deve spingere. No, la seconda parte della domanda è mercato. Adesso abbiamo tre partite da qui al 22 dicembre. Non lo so, facciamo queste tre partite e soprattutto facciamole bene, che è molto importante. E per il resto ho letto di questa notizia, però sono cose che non conosco profondamente. Ciò che posso dire riguarda il presente è che qui c'è un modello organizzativo importante. Questo sicuramente è merito della società, è che qui dal punto di vista del lavoro non ci manca nulla, è che qui io alleno da tanti anni in Serie C, è che qui anche dal punto di vista dei pagamenti c'è una puntualità come quasi mai mi è capitato, e quindi non lo so, le altre cose non le conosco, ma qui si può fare calcio.